Informatici senza frontiere, cos'è? Allora, è un'associazione composta principalmente da professionisti informatici che danno una parte del tempo per progetti non profit o per aiutare le associazioni ONG o ONLUS. Allora, abbiamo progetti nostri, soprattutto con valenza di tecnologia e di digital divide. Per esempio, ospedale di Brescia, abbiamo portato computer e la rete per i ragazzi che sono all'interno del reparto di pediatria, per cui li abbiamo aiutati a uscire verso l'esterno, a socializzare, piuttosto che progetti sul personale che è all'interno del carcere o in case di accoglienza, oppure progetti verso l'Africa dove abbiamo sviluppato del software, un software che si chiama Open Hospital, un open source che è un gestionale per gli ospedali. E questo finanziato da istituzioni oppure? No, il finanziamento è o dei soci o di società di informatica che ci supportano, diciamo siamo autonomi nella ricerca di fondi e nell'erogazione dei progetti. Ma questo è il vostro lavoro oppure è un, come dire, è un dopolavoro, è mero volontariato? La maggior parte dei casi è volontariato, cioè secondo lavoro o comunque lavoro di tipo puramente approccio volontaristico. Siamo partiti nel 2006, fine 2006, adesso siamo 150, soprattutto informatici, più altre realtà che vengono dall'università, professori piuttosto che studenti universitari.